Buongiorno con Officina Stampa Bar e benvenuto a Luca Andreassi. Lui è vice sindaco comune di Albano Laziale, ingegnere, professore universitario, che altro mettiamo? Politico. Basta, politico. Faccio un po' di cose. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. E le aperture dei giornali ancora insistono su quello che è il conflitto. Speriamo che insomma non finisca poi come nel dimenticatoio mediatico, come è successo per l'Ucraina e la Russia. Altro che geopolitica, ecco di cosa parliamo. Devo dire che benché non nutra il massimo della simpatia per il giornale, Alessandro Sallusti ha colto in pieno oggi la prima pagina, secondo me, del quotidiano. Israele pubblica le foto dei 28 bambini tenuti in ostaggio da Hamas. Insomma, sai, lì noi potremmo, sulle radici del conflitto israelo-palestinese, le radici culturali, potremmo parlare per ore e ore e ore, tirare fuori date. Io vorrei 48. Fare un'analisi un po' più elementare, cioè Hamas è dicendo cose certe. Esatto. Hamas è un'organizzazione terroristica e l'obiettivo principale di Hamas è la distruzione di Israele, l'ha sempre detto, cioè non ne ha mai fatto mistero. Sì, ma anche l'annientazione di quella che è la parte... Ci arriviamo, perché Israele da parte sua è uno Stato democratico, certo, con tutti i limiti di Israele, probabilmente con una guida che a me non fa impazzire, però insomma... Questa voglia di no, di... Allora, Hamas non poteva non sapere cosa sarebbe accaduto dopo il suo attacco. Certo. Cioè non poteva non sapere che questa roba avrebbe causato una reazione da parte di Israele, con il rischio di incendiare il mondo, Cina, Iran, Russia, Turchia. Il punto però è che Hamas, pur se il sacrificio per Hamas è la morte dei palestinesi pur di distruggere Israele, che è il suo obiettivo, lo persegue certo, e va avanti. E io credo che questo sia un problema. Io mi auguro che Israele, e su questo gli Stati Uniti devo dire si stanno battendo in maniera molto chiara, cioè nel senso che Israele non cada nella trappola della occhio per occhio, dente per dente, perché la situazione va tenuta sotto controllo. Poi relativamente al di cosa parliamo, io mi chiedo se a posto di Israele ci fosse stata l'Italia, perché stati democratici e dentro ne sgozzano i bambini, esatto, che cosa avremmo chiesto al governo del momento, di dire beh bravi, analizziamo le ragioni storico-culturali che hanno portato a questa roba. Io credo che vada vista così, cioè eviterei di eviterei di parlare di striscia di Gaza, è cioè, controproducente, Hamas, tanto lo sappiamo che è successo. Hamas sapeva quello che sarebbe accaduto, esatto, e l'ha fatto scientemente. Volevo leggere un passaggio di Sallusti, lo inquadriamo. Anzi, non lo inquadriamo, che lo leggo meglio. In queste due settimane di guerra, centinaia, forse migliaia di bambini sono morti su entrambi i fronti. La differenza è che quelli israeliani sono stati raggiunti casa per casa e volutamente uccisi, alcuni sgozzati, mentre quelli palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti di obiettivi militari, il che non attenua certamente dolore e rabbia, ma sta sulla coscienza di chi ha voluto scatenare questo attacco, non di chi l'ha subito. Chi continua a pronunciare la parola pace, prescindendo dalla sorte di questi 28 innocenti, guarda, non sa di cosa parla. Non mi ricordo chi era il giornalista, e quindi faccio ammenda su questo, ma ho letto una decina di giorni fa un articolo che titolava la differenza tra essere un soldato ed essere un terrorista, no? Credo che un po' è certo, quello che dica Sallusti. È il vulnus dell'editoriale, sì. Corriere della Sera apre: i tank a Gaza, uccisi due capi del terrore, la UE, pause umanitarie, Hamas a Mosca. Eh già. È sempre così. Manovra, tensione tra alleati, lo mette un po', lo mette centrale, diciamo, nella prima pagina del Corriere della Sera, che poi viene snocciolato nei vari...
nei vari versanti più estremisti della politica, come Indomani, Furia Lega, bozze errate e tensioni sulla manovra. Il governo è nel caos, è sempre nel caos da quando si è insediato questo governo per Domani, per il quotidiano Domani. A me non sembra particolarmente nel caos il governo. Guarda, se vogliamo ragioniamo un attimo. Sì, un attimino su questo fronte. Sulle pensioni, vabbè, lì il problema questo sulle pensioni, sul prelievo forzoso, sui conti correnti, la Lega sta combattendo questa battaglia, tutti vogliono andare in pensione prima, però voglio dire, poi sai, a me piacciono i numeri, questo è un sistema che si deve reggere, no? La Fornero in realtà. Lacrime e sangue. Lacrime e sangue, ma è realmente. La Fornero è l'applicazione eventuale di quella legge garantirebbe l'equilibrio dei conti senza entrare nel merito. No, certo. Il vero problema è che dobbiamo fare i conti con la realtà, no? E quindi nel contesto in cui tutti vogliono andare in pensione prima, però si è pure allungato. Però è un po' come dire scusami, non abbiamo i soldi per la benzina, vai a piedi, cioè è proprio così. No, cioè, appunto bisogna far tornare i conti, quindi alla fine stanno le 103, legge 104, non vediamo prelievi forzosi o meno. Sono le dinamiche interne. Qua il vero problema è un altro. Il vero problema è che non si riesce più ormai a parlare ed entrare nel merito delle questioni, forse anche la questione previdenziale, che è una questione importante. Siamo sempre un paese più vecchio, siamo un paese con tanti pensionati, i pensionati si reggono sui contributi che paghiamo noi, che pagheranno, c'è un, diciamo, un ricarico. La disoccupazione, finché non se ne parla seriamente, i 5 Stelle crescono. La realtà dei fatti è questa: finché non si riescono ad affrontare le problematiche, entrando nel merito delle problematiche stesse, è un problema. E c'è una collusione a tutti i livelli, Chiara, di cui voi, non te lo specifico, ma voi giornalisti ne fate parte e ne siete parte integrante, perché finché si continuerà a entrare nel dettaglio del problema, se prelievo forzoso fino a una cifra, cioè, il problema è un problema ampio. La soluzione deve essere figlia di una visione e di conti che si reggono, questo viene chiesto a un governo. E su questo noi dovremmo. Una visione fatta da uomini che non ci sono più, che non hanno questa statura, né a livello giornalistico né a livello politico. Ma guarda, dai, dimmi, dai. Fammi un nome di uno statista. Ma no, non te lo fa, non ti fa. Non è qui. Guarda, non credo nemmeno che sia questo il punto, è un vortice da cui non ne usciamo. Oggi si vota per simpatia. Si vota sulla base della simpatia del momento, non sulla base dell'analisi del progetto analisi. E dell'idea. Non si analizza più niente. E sei quindi l'uomo delle analisi, analizzami questo passaggio. Non lo so. Non prima del Covid, per 20 anni, l'ordine mondiale si è basato sull'integrazione dell'economia e ha garantito un lungo periodo di crescita e di stabilità dei prezzi. Naturalmente non tutti ne hanno beneficiato. L'ordine ha creato disuguaglianze, accentuato le differenze tra paesi, ma complessivamente ha portato una crescita del reddito reale pro capite nel mondo mai vista negli ultimi 100 anni. La pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina, l'espansionismo della Cina e infine la recrudescenza delle tensioni in Medio Oriente lo hanno minato e stravolto. L'attenzione è tutta concentrata sugli scenari politici, ma il costo economico dei rischi geopolitici sarà enorme, ricadrà soprattutto sull'Europa, di cui l'Italia è nuovamente l'anello debole. Cina ed Estremo Oriente erano diventati la manifattura del mondo anche grazie all'importazione di materie prime. Ma sai, il discorso. Siamo nei guai sempre. Ma allora. Dipende anche come cresci, dai, no? Dipende, cioè, anche qual è il modo background di crescere negli anni. Perché tu oggi l'invasione dell'Ucraina dalla parte della Russia ti mette in ginocchio per quanto riguarda. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ecco qui. Ti piace il caffè del blackjack? Sì. Certo. Si può rispondere. Peraltro, ma non si può rispondere no, perché è anche offerto. Grazie al blackjack che ci ospita, anzi, veramente è eccellente come aroma. Andiamo avanti. Il punto è che ti faccio un esempio concreto. Se tu la decarbonizzazione, per esempio, quindi la transizione ecologica, la fai solo a parole, ma di fatto non la attui, ti trovi che a un certo punto succede che
che il Covid da una parte, ma soprattutto la Russia dall'altra, che invade l'Ucraina, ti mette in ginocchio per quanto riguarda il costo del gas. Oggi, no? Man mano che ci si avvicinava a Natale, c'era il problema, cioè dove andiamo in settimana bianca? E oggi secondo me è, non andiamo in settimana bianca, faccio il pieno. Come se fa la spesa? Il pieno di benzina. No, è vero, con quello che costa la benzina. Il punto è che siamo arrivati necessariamente ad un momento storico anche di tensioni geopolitiche, cioè la roba di Hamas crea un rischio di infiammare il mondo. Allora siamo arrivati ad un punto storico in cui bisogna prendere delle decisioni sulla base della visione. Esattamente. E le decisioni e la visione sono figlie anche di una rivoluzione di carattere culturale. La rivoluzione di carattere culturale passa attraverso una rivoluzione di carattere culturale, una rivoluzione di carattere sociale. Beh, invece, culturale inteso com'è. A me sembra, leggevo Giovannini a proposito di crescita, l'ex ministro, che diceva l'Italia non era pronta a questa iniezione di fondi del PNRR, non eravamo in grado di gestirli. Mario Draghi. Perché siamo il paese della burocrazia. E tant'è vero che venne bypassato il Parlamento, racconta Giovannini. Però pure sul discorso del PNRR, e ti porto un ragionamento su da Hamas alle amministrazioni locali. Ecco, poi così scendiamo su Albano Laziale un attimo, che sta un pochino arrabbiata. Ma quando arrivano così tanti soldi come quelli del PNRR, tu hai due possibilità. O li spendi bene all'interno di una visione con una competenza, e quindi questi soldi rappresentano il rilancio del paese, il rilancio dell'economia, attenui i rischi per la nostra economia e attenui il disordine globale a partire dalle amministrazioni locali. Ma se tu i soldi li spendi male o non li spendi proprio, che c'è anche questo rischio, ti indebiti avendo soltanto fatto dei danni. Allora, mai come in questo momento storico di fortissime tensioni geopolitiche, perché noi siamo una generazione, io cinquantenne, cioè figlio di mio papà, era del 1938, quindi nasce con la guerra, vive la guerra, ricordava i rifugi, no? Ricordava le bombe più che altro. Ma noi siamo cresciuti con l'idea che non ci sarebbe mai stata una guerra, non ci sarebbe stata più una guerra, invece stanno alle nostre porte, creando disordine anche dal punto di vista economico. Allora, è sempre lo stesso discorso, serve una visione complessiva ed ognuno deve lavorare, tu come giornalista, io come amministratore locale, i nostri politici a livello politico, ma anche i cittadini. Ma serve anche un risveglio delle coscienze dormienti, siamo tutti dietro a non so che. Ma se coscienze dormienti, come ma le se non è così. Ma tu li vedi? Io mi ricordo, lo dico sempre quando mi intervisto questa cosa, quando ero ragazzino vedevo con mio padre le tribune politiche di Iader Jacobelli. Ok, qua nessuno vede niente, si vede l'isola. Si parlava per esempio del problema della sanità pubblica, no? Erano gli anni 80, sono passati 50 anni, si parla ancora del problema della sanità pubblica, ma io ascolto i talk show, sento tutti quelli che vanno. La domanda è, ok, va bene, sì, c'è un problema, hai liste d'attesa. Ah, li ascolti ancora i talk show? Perché io guardo la Pay TV. Quando li ascolto dico, ma la tua proposta qual è? La tua proposta qual è? Cioè, il punto è, sulle pensioni da cui siamo partiti in questa divagazione, qual è l'equilibrio dei conti? Sulla base dell'equilibrio dei conti, l'hai mediato con tutte le altre cose, per esempio che 30 anni fa c'era un'aspettativa di vita di 75 anni, oggi aspettativa di vita 85 anni, che probabilmente la sessantenne di quando mamma lavorava è diversa dalla sessantenne di oggi. Cioè il cambiamento lo stiamo gestendo. Il fatto che nella sanità, per esempio, sta una rivoluzione tecnologica per cui delle malattie che 30 anni fa portavano certamente alla morte oggi possono essere curate con una pasticca, come lo stiamo gestendo? Cioè non è tutto nero, c'è pure un aspetto positivo, ma secondo me la chiave è proprio l'integrazione di tutti quegli aspetti. Un buon politico ad ogni livello deve essere capace di integrare queste cose. Il problema è quello che c'è nel cervello, perché se nel cervello non c'ha nulla o c'ha poco e quindi si adagia sul fatto che può essere invitato
su a Rai 1, a Canale 5, a Rete 4, perché tanto il livello è tale perché lui può parlare di tutto senza sapere di niente, diventa un problema e i cittadini complici, esatto, hanno smesso di scegliere sulla base delle competenze, del merito, di chi ti prova a fare dei conti. Allora bisogna uscire da questo loop, perché altrimenti... Con le competenze, soltanto con le competenze, certo. si scende continuando a combattere sulle competenze e sul merito. Prima o poi qualcuno accadrà, prima o poi qualcosa succederà, perché poi lo sai che succede? Ed è la storia dell'Italia recente che succede, che a un certo punto arriviamo, non è un commento nel merito, dico soltanto un fatto. Assolutamente. Arriviamo sul ciglio del burrone e arriva Mario Monti, arriviamo sul ciglio di un altro burrone, certo, e arriva Mario Draghi. Noi siamo sempre questo paese, fatto, mai della prevenzione. A testimonianza del fatto che la politica tanto. Fallisce. Certo. La politica fallisce e tu chiami il tecnico perché stai sul ciglio del burrone. Io vorrei che la politica invece lavorasse per fare in modo che ci si allontani dal burrone, che noi non si abbia bisogno di Mario Draghi che fa un altro mestiere nella vita. Allora, ti ricordi che insomma io in campagna elettorale sono sempre molto entusiasta, io sono entusiasta, sono una persona entusiasta perché chi conosce il territorio, e tu conosci il territorio, ha delle visioni. Sì. Mi dici detto così sembra... ha delle visioni, no, ha dei progetti, ha un'idea delle città che poi insomma si dovrebbe concretizzare. Come sta? Perché te lo dico anche un po' così, con veemenza, come sta Albano Laziale? Come sta? Guarda, Albano non si sottrae all'analisi generale di tutti i comuni d'Italia. E vabbè, questa solfa, no? No, non è una solfa, lo so, però. Oddio. È successo mai che non ti ho risposto a una domanda da quando ci conosciamo? Però fammi fare una premessa retorica, no? Dice tanto piove dappertutto, piove ma pure no, da noi. Ma piovono pure soldi. No, oh. Volevo dire un'altra cosa. Vabbè. Albano non ha mai avuto così tanti finanziamenti nella sua storia, soltanto il mio assessorato ai lavori pubblici ha 35 milioni di euro di finanziamento, un po' li abbiamo banditi, un po' li stiamo bandendo. Abbiamo in questo momento, vado a memoria, ti potrei citare 10-11 cantieri aperti. Nel disinteresse totale, non frega niente a nessuno. Cioè il fatto che io stia, una cosa che mi ferisce profondamente, sono molto orgoglioso del fatto che da assessore dei lavori pubblici ho ottenuto due finanziamenti importanti per la riqualificazione, aspetta, per la riqualificazione, prima di dire quelli noti, la riqualificazione energetica e il consolidamento strutturale delle case di edilizia popolare. Sia quelle importante. Di proprietà del comune d'Albano, sia delle proprietà di Ater, provincia di Roma. Case oggettivamente che versavano in uno stato di degrado, perché io credo che uno dei compiti principali dell'amministrazione, di ogni amministrazione, sia quella di garantire un livello di dignità di vita a tutti, sia a chi se lo può permettere, sia a chi sta più in difficoltà. Dovrebbe essere in questi così. Giorni abbiamo completato il rifacimento del tetto, io ci ho fatto i sopralluoghi in quelle case. Guarda, lo vedo perché poi insomma io su Facebook, sui social mi diverto molto, abbastanza nel disinteresse generale. Il punto però, tornando alla domanda, perché sennò sembra che voglio svicolare, no. Io credo che Albano, che nel momento in cui una città come Albano ha 35 milioni di euro di finanziamento, questi 35 milioni di euro li devi spendere bene, li devi spendere bene all'interno di una visione, perché nel momento in cui li avrà spesi bene all'interno di una visione, le situazioni saranno migliorate. Io con fatica. Con una fatica enorme sto provando a fare questo. Forse non un po' di fatica si percepisce, forse non ci riuscirò esattamente come ce l'ho nella mia testa, però secondo me ne andrò lasciando una situazione migliore di quello che ho trovato. Poi sai, i lavori pubblici mostrano i loro effetti nel medio periodo, non nel brevissimo periodo. E io credo che questo sia un po' il punto centrale, con un equivoco di fondo, e lo dico non per difendere il fortino, ma soltanto per raccontarti, che c'è una contraddizione che il cittadino ha difficoltà a percepire. Cioè, mentre mi arrivano tutti questi soldi che sono fortemente vincolati alle opere, cioè io non è che ho 300.000 euro per fare una pista ciclabile, certo.
e dico: vabbè, senti, c'ho un'urgenza perché mi si è aperto un cratere a via 24 maggio. No, assolutamente non puoi distrarre i fondi per altro. Certo. I soldi sull'ordinario non sono molti, tra l'altro nella stessa finanziaria di cui stiamo parlando sembra che ci siano tali significativi comuni. Quindi c'è da una parte il cittadino che è disorientato, perché dice: ma come, tariano 35 milioni di euro e io ho il lampione sotto casa che non mi si accende. In realtà è difficile, perché poi tu da una parte sei ricco su degli interventi, però, che giustamente è lo spirito del PNRR, guardano ad un medio termine, sul breve vai più in difficoltà. Un sindaco bravo oggi deve conciliare tutte queste situazioni. Non è semplice. Non è semplice, ma soprattutto deve avere chiaro, nitido in testa dove vuole arrivare. Concordarlo, condividerlo con i cittadini e fare un patto. E fare un patto, perché quello che sta saltando nei nostri comuni, forse anche ad Albano, ed è per responsabilità di tutti, forse anche mia per primo, è il patto con i cittadini, perché non ci capiscono. Ti faccio un esempio. E questo è un po' un problema un po' del centro-sinistra. Torniamo un attimo lontano. Giorgia Meloni, è stato un anno complicato, io non ho un giudizio particolarmente negativo sul primo anno di governo di Giorgia Meloni, neanche particolarmente positivo in questa logica, perché io riconosco a Giorgia Meloni che è stato un anno che ha dovuto giocare in difesa, perché lei si è trovato un paio di guerre, cioè, ci mancano le navi UFO, perché... un paio di guerre, un po' di un paio di guerre, un po' di Covid, dei conti e tutto quanto adesso. Però lo spread che... Però c'è un punto. Giorgia Meloni non ha fatto niente di quello che ha promesso in campagna elettorale. Ancora, è un anno solo, vediamo. Ha il beneficio del dubbio relativamente alla situazione di contesto. Però, come vedi, il consenso personale di Giorgia Meloni aumenta, non diminuisce, perché lei è riuscita a mantenere un canale di comunicazione e con di la dialogo cittadinanza. Con la cittadinanza, fatta di cose concrete. Tanto tutto si questo giro è che comunque si è incrinato ad Albano Laziale, sì o no? Sì, penso che qualcosa si sia incrinato, sì. Penso che qualcosa si sia incrinato, perché anche perché abbiamo raccontato delle... Allora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Dire, cioè, no, l'ho detto. Tu. No? Nel senso anche, vedi, Chiara, sempre la questione chiara. Gestione dei rifiuti, no? Noi 10 anni fa combattiamo il gasificatore di Manlio Cerrone. Se noi avessimo non combattuto, cioè se quel classificatore fosse stato realizzato, noi avremmo avuto oggi le strade lastricate d'oro, nel senso che avremmo avuto tutta serie di infrastrutture e avremmo avuto una gestione dei rifiuti con un impianto che è largamente più all'avanguardia tecnologica di quello che si vuole realizzare a 5 km da distanza Santa Paloma 20 anni dopo. Però era una battaglia ideologica al quale nessuno per visibilità si è voluto sottrarre. Era una battaglia ideologica, anch'essa di visione, nel senso che io non ho mai cambiato idea sull'impiantista, perché io sono un ingegnere, non ritengo che ci siano impianti giusti e impianti sbagliati. Ci stanno gli impianti. Punto. Poi gli impianti possono essere giusti all'interno di quella visione o sbagliati all'interno di quella visione. Allora io credo che in un contesto in cui si poteva fare un ragionamento diverso, si poteva prevedere una diversa soluzione impiantistica. Oggi però siamo in una situazione drammatica. Tornati indietro. Il cittadino di Albano, che in campagna elettorale si è sentito dire: non vi preoccupate, votatemi, che tanto ve lo risolvo io il problema del termovalorizzatore, oggi vede la gara di Acea, perché e non riesce manco a vendere casa, dice, diciamolo. E dice: ma come è possibile che mi avevate promesso che non si faceva a Santa Paloma e invece si fa? E io ho sofferto di questa cosa, perché io racconto la mia idea, che è esattamente quella, se me la chiedi, la racconti la stessa. Sì, sì. Prima, però mi dicevano, tu usi troppe parole, è troppo lungo il concetto che tu esprimi, ma alla fine, se favorevole o contrario, io voglia che gli dicevo che è sbagliata la domanda.
perché la chiusura del ciclo dei rifiuti è una catena con tanti anelli, non c'è nessun impianto salvifico, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'entra niente. Il problema è sempre lo stesso, ne parliamo dall'inizio. Noi se si fosse soltanto realizzato l'impianto di Cerroni, quindi non saremmo a questo punto. Ma non è detto che fosse, non sto dicendo che era la soluzione migliore, sto facendo un'analisi comparativa, Chiara. Rispetto a come siamo oggi, quell'impianto era 20 anni avanti, te lo dice l'ingegnere, non quindi, il politico. Non il politico. Col senno Poi tu mi chiedi, era la soluzione migliore in quel momento? Forse ce ne potevano essere anche altre, però se tu ma oggi non se mi ne chiedi, sono vagliate, si è andati a fare le manifestazioni, no, e oggi? Allora, oggi bisogna, la cosa che maggiormente riprovero al sindaco Gualtieri è l'aver scelto di non aprire una competizione tecnologica sull'impianto. Tu hai 600.000 tonnellate? Bene, tanto mi dovresti spiegare se è secco, se c'è l'organico, mi spieghi per quale motivo non separi l'organico che col biogas che produci potresti tranquillamente produrre attivare tutte quante la flotta dei camioncini AMA, no? Però il punto di questa vicenda è rimettiamo al centro le competenze. Detto così sembra una sciocchezza, no. Perché sembra difficile, no. Perché tu l'hai detto di striscia a un certo punto, cioè perché poi aumentano i 5 stelle. Ecco, uno non vale uno. No, non è questo, aumentano i 5 stelle, nel senso se ci fermiamo alla comparazione politica, alle gare politiche, non se ne esce. Territorio perde sempre, secondo me, come sta perdendo in questo momento. L'analisi tua è corretta. Io a te riconosco un'onestà intellettuale, quello che dicevi prima dici adesso, però facendo il bilancio di quello che sta accadendo, al di là dei giusti meriti di far arrivare delle grandi ricchezze, qui c'è un impasse, cioè c'è un momento di stallo. Ieri è andato sui giornali, te lo dico io, perché tu sei buona, non me lo chiami, lo dichiaro. No, a te sarei arrivata pure. Anche perché poi tra l'altro io ne avevo parlato con la preside la mattina, quindi. Ma noi stiamo parlando del fatto che secondo me serve pure una responsabilità istituzionale a tutti i livelli, anche all'interno delle scuole, no? Nel senso perché figurati, in una scuola il punto centrale è la tutela dei ragazzi che ci stanno dentro. Ti riferisci ai pezzi di cornicione caduti nella scuola di Cecchina o? Mi riferisco al fatto che uno non sono pezzi di cornicione, due vabbè, è un pezzetto di un pannello di cartongesso. Guarda, quei pannelli di cartongesso non devono cadere. No, non devono cadere. In una scuola che era un anno che era stata inaugurata. Però il pannello di cartongesso, Chiara, cade. Intanto capiamo che danno fa, perché questo, se cade il pannello, quanto pesa? Pesa 25-30 grammi, una cosa del genere. Capito, e quello però era un terzo. È piovuto, si è bagnato, un pezzettino così, e la notte sono caduti dei pezzetti a terra. Non dovevano cadere. No. È entrata dell'acqua dal sistema di aspirazione dell'aria, dall'UTA, l'unità di trattamento dell'aria. Un anno fa inaugurata, no? Ho capito, ma l'unità di trattamento dell'aria è una cosa che aspira aria. Ho capito. Se piove un pochettino e aspira acqua, capace che si bagna. Ma questo succede pure se vai a vivere in una casa nuova, eh? Cioè se vai a vivere in una casa nuova. Però una cosa è l'amministratore pubblico, come si dice, una cosa se capita a casa mia che cade un pezzo di cartongesso. Ma infatti nessuno si sottrae dal voler intervenire su questa roba e dal dire, guarda, ci dispiace, è vero, interveniamo tempestivamente, ma creare uno stato di tensione l'abbiamo fatta grande, per cui intervengono i carabinieri. Insomma, in quella stessa scuola ti ricordo che l'anno scorso sono stati chiamati i vigili del fuoco perché c'era stata la sensazione che ci fosse stata una perdita di gas, era l'odore della fogna in realtà, non l'odore di gas. Sì. A me va bene, va sempre bene. Allora, nel dubbio va bene il principio di precauzione. Nel dubbio il principio di precauzione, rimango sbalordito che quando mi precipito in quella scuola, terrorizzati dalla perdita di gas, trovo in atto un'evacuazione corretta per il principio di precauzione che viene effettuata a finestre chiuse e a luce accesa. Se ci fosse stata una perdita di gas, la scuola sarebbe saltata in aria, certo. Quindi competenze, merito, responsabilità.
perché l'amministratore pubblico formazione non ce la fa più, perché poi alla fine, te lo dico, che chi ci mette passione, competenza, voglia, poi dice, senti, a un certo punto io mi arrendo e me ne vado, ma io non mi arrendo. E questo lo so. E tant'è vero che... Hai anche fondato un'associazione che devo dire è interessante in questo momento storico attuale, anche quasi precursore di qualcosa che sta avvenendo, però che mette la formazione, credo, al centro. Che cosa precorrerà? Perché hai fatto questo nuovo... Io ho fatto questo contenitore che si chiama, la nostra associazione si chiama Nel Merito, io credo che e nel simbolo c'è una scala, perché secondo me i problemi vanno risolti entrando nel merito, bello però. E vale anche il concetto che si va avanti per merito. È fondata da 31 tra amministratori locali o ex amministratori, ma insomma tutti persone impegnate nella gestione della cosa pubblica nella provincia. Quindi una cosa condivisa fortemente. Nella provincia di Roma e anche abbiamo anche insomma vari aderenti a Roma, molti a Roma, qualcuno anche nelle altre province, e noi riteniamo che questo sia un contenitore all'interno del quale rimettere sui varie tematiche al centro la competenza, fare formazione anche agli amministratori locali, spiegare come si fanno, perché spesso l'amministratore locale è anche capace, viene proiettato, cioè tu puoi avere, puoi essere bravo quanto ti pare, vieni proiettato all'interno. Io direi finalmente, all'interno di una di un contesto in cui sei vittima degli uffici, delle regole, di cose che non capisci, della burocrazia, del funzionario X o del politico Y che non ti fanno fare le cose o che comunque tu non capisci quello che devono fare. Quindi competenza, formazione e merito su tutti i vari territori, affrontando le questioni come può essere la chiusura del ciclo dei rifiuti. Io andrò a Rimini. Quindi potrò utilizzarti per Andrò a Rimini ad Ecomondo, che è la più grande fiera nazionale sull'economia sostenibile, con il logo dell'associazione Nel Merito, proprio a parlare di chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi parlare ad alto livello, ma pure calarsi sui singoli territori e sulle singole problematiche, perché altrimenti non se ne esce davvero vivi. Chiara, oggi... Su questo non ti aspettare una mia uscita di sguincio, finalmente, complimenti, se posso io con i piccoli mezzi entro nel merito e ti dico complimenti. Certo, in questo momento storico ad Albano questa uscita è letta anche questa uscita, e tu non mi fare quella faccia un po' strana, è letta anche in maniera politica, no? Ho fatto una faccia impostata. È impostata. Letta anche in questa maniera. Ti su dritto, mi guardo ma guarda, allora... No, non mi dire no. Tu non sei quello del no, sei quello che ti spiega le cose. Io ho quello che spiega le cose, no? Vedi, io ho tanto lavorato all'interno di un partito negli ultimi 4 anni su questi argomenti, perché io credo che anche a livello nazionale non è andata bene del partito, scusa. Io credo che anche a livello nazionale, non anche a livello, vale a livello nazionale, ma vale anche a livello locale, quindi ti sto rispondendo, anche a livello locale io credo che giustamente, scusa, dicono qual è il partito, no? Perché noi diamo per sottinteso. Sono stato, ero dentro Italia Viva, oggi non ho... Quindi cioè abbiamo il coso Renzi Calenda. Ero dentro Italia Viva, oggi non più. Ma il punto è, io ho lavorato all'interno di questo partito perché ritengo che la costruzione del centro non sia un luogo geografico. Il centro non è il centro, credo che il centro d'Italia è Rieti, ma non vado a caso. Sì. No, il centro geograficamente parlando. Il centro è un contenitore lontano dagli slogan, lontano dai populismi, lontano dal dire le cose senza averne conoscenza, nel merito, competenze, eccetera. Ed il centro è un luogo in cui invece si capisce come risolvere i problemi e si porta in atto, si attua realmente una mediazione per ottenere i problemi,
una mediazione, un'interlocuzione a destra, un'interlocuzione a sinistra, un'interlocuzione con tutta la galassia di quelli che non hanno una casa, per avere sempre nell'ambito di una visione le risorse dei problemi. In questa logica io credo che i panni sport, ho molto creduto nella nascita del terzo polo, molto creduto nella nascita del terzo polo, perché ho creduto, non solo tu, nel ho senso creduto che, e continuo a crederci, la forchetta è ampia, e continuo a crederci, io rimango continuamente della stessa idea che avevo un anno fa, su questo non io ho continuo dubbi, a credere sai, che non... il terzo polo possa essere la soluzione in questa logica. Non penso che i problemi all'interno del terzo polo dovessero essere risolti con i tweet, esattamente, però io credo che c'è una grande responsabilità da parte di chi questo progetto l'ha interrotto, e credo che abbiamo fatto un errore profondo, perché se noi abbiamo spiegato alle persone che noi eravamo quelli competenti, quelli capaci e quelli bravi, quelli lontani dai populisti e quelli che si mettevano al centro, non geografico, ma al centro del tavolo per risolvere i problemi, per favorire la mediazione, per cercare la soluzione migliore, e poi noi, i mediatori, ci siamo stati quelli che siamo stati sulle pagine dei giornali a tirarci gli stracci e a fare tutto l'opposto di quella di mediazione, io credo che le persone non ci abbiano più capito. Allora io ti dico oggi ad Albano, come a livello regionale, come a livello nazionale, la mia posizione è, io sto lì, sto nel terzo polo, qualsiasi essa cosa. Beh, qualcosa ti sta stretto, nel senso, cioè hai creato... Io continuo a credere che ad Albano serva mettere al centro la competenza, serve un progetto, serva una visione e serva una, diciamo, una progettazione basata sulle competenze e sul merito che parli con tutti. Io so saldamente nell'alleanza di centrosinistra con un sindaco del Partito Democratico, ma ogni giorno questa amministrazione deve dimostrare ai cittadini che sta facendo il meglio per loro, perché è evidente che nel momento in cui le mie idee dovessero in qualche modo essere completamente, non è il caso, parlo, ma la domanda è, ma dove troveremo Luca Andreassi? Sempre lì. Tu mi trovi sempre lì, mi trovi dove stavo 6 mesi fa, mi trovi quando io ho portato Carlo Calenda sindaco di Roma con convinzione, con un programma avveniristico sulla gestione dei rifiuti, con un sindaco competente, perché Carlo Calenda sarebbe stato un grande sindaco di Roma. Mi trovi lì come quando ho portato alle politiche Ileana Piazzoni e Roberto Mastrosanti, candidati alla Camera dei Deputati, in un contesto difficilissimo in cui stavamo da soli. E mi trovi sempre nello stesso posto in cui io mi sono candidato alle elezioni regionali, non venendo eletto per poco, veramente, ma con una l'idea di andare voti in consiglio regionale per portare delle idee e per provare, e lo dico utopisticamente ma con convinzione, a cambiare le cose. Anche sul termovalorizzatore di Santa Palomba non ci sto, le cose le continuo a dire da un'altra parte e le continuo a dire da là, dal centro, che attenzione, ripeto, non facciamo l'errore, non è un luogo geografico, ma è un luogo di competenza, di merito e di mediazione. E ho capito, e anche io dico, presto riaspettiamo Massimiliano Borelli qui, perché amiamo parlare con lui, ma arriva un certo punto che bisogna ascoltare l'umore e delle persone, dei cittadini. Che succede? Sta succedendo qualche cosa. Bisogna rifondare un patto, perché se, esatto, se a fronte della caduta di due pezzetti, non sto minimizzando perché è emblematico, è emblematico. Parliamo sempre per far capire, perché no, Chiara, poi magari... è emblematico. Quel pezzo di cartongesso non deve cadere, ok? E questo siamo tutti d'accordo. Ma le tutele che noi abbiamo nella costruzione di quella scuola è che se anche cade è talmente leggero che non succede niente, posto che non deve cadere. Allora, se a fronte di una cosa del genere prendessero i tuoi spettatori la foto del giornale che ha pubblicato questa notizia e vedessero per terra quello che c'è, con tutto quanto una cosa di nastro bianco e rosso, perché poi, voglio dire, è caduto. Io arrivo lì, trovo il tasto bianco e rosso, dico, perché non l'hai tolto? Come ci fosse un cadavere, che devono venire i RIS, i NAS, che cavolo. Allora il punto è,
Se a fronte di questa cosa, genitori di bambini che hanno avuto i figli in una scuola in cui si è sprofondato il pavimento, quattro classi l'abbiamo chiusa perché si era sprofondato il pavimento, che ci pioveva dentro pure quando non piove, non pioveva. Ora queste persone, gli stessi genitori, si trovano in una scuola che è nuova, a consumo energetico nulla, a impatto ambientale nullo, con i materiali assolutamente nuovi, con dei problemi di cui mi assumo anche le responsabilità come vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e che stiamo risolvendo. Quei problemi però, mi permette di dire, tipici di quando vai in una casa nuova, e vabbè, ritengono certo, devi collaudare, che ci sia la necessità di chiamare i carabinieri perché la sicurezza dei loro figli è messa in discussione. Io un pochettino mi preoccupo, ma non mi preoccupo del fatto però che i genitori siano legittimamente preoccupati. Non puoi tirare addosso la cosa, perché purtroppo allora manca qualcosa. Non è questa la preoccupazione. C'è un deficit. La preoccupazione non è che i genitori si preoccupino, perché è giusto che si preoccupino. I genitori hanno ragione a preoccuparsi. Io mi chiedo perché non riusciamo a... è saltato sto dialogo, cioè dove è saltata la comunicazione? È questa. Se io alle 8:30 ieri sto alla scuola Plus di Cecchina, dove è saltata? A che punto è saltata la comunicazione? Evidentemente c'è da fare una discussione su questo. Io credo che bisogna ricostruire un patto, ma io non penso a Massimiliano Silva, io penso vabbè. Cioè io penso a me per primo. Io penso alla alla squadra. Penso alla squadra, penso a tutti, ma penso per primo a me, e allora ti dico, io continuerò ad insistere perché quelli che parlano con me devono apprezzare il fatto che 50 case popolari oggi hanno un tetto rifatto, certo, e hanno un livello energetico e di consolidamento statico diverso, perché lo sviluppo della città passa anche attraverso la protezione delle categorie più fragili. Pensate di affrontare, cioè io lo affronto tutti i giorni. Ok. Quindi no, io lo affronto tutti fra un i po' giorni. Purtroppo, per fortuna, la parola ripassa ai cittadini che devono andare a valutare quello che è successo. Noi abbiamo un registro che ci guarda brutto e lo vedo. Perché secondo me si è sintonizzato su un altro canale. Andiamo sempre fuori tempo massimo. Vedi, io ho una grande sofferenza. Non essere riuscita a spiegare il sottopasso, ma non mi sono rassegnato al fatto di fare la cosa migliore per la città di Albano. Ti rubo un secondo. No, perché sono contenta. Ti rubo vedi? Un secondo. Il sottopasso è un'opera travagliatissima. Parliamo di cosa? Spieghiamo un attimo. Il sottopasso ferroviario sotto piani di Montesavello, che risolverebbe per sempre i problemi della viabilità di una città altamente congestionata come Pavona, che è diventata assolutamente invivibile. Frazione di Albano, Pavona, piena di traffico, il sottopasso serve per defluire. Il sottopasso di Pavona, Chiara, è un'opera travagliata che io tra l'altro ho preso in corso d'opera perché era già avviata. E questo lo sappiamo, io perché se ne parla che ero piccola, scherzo. Io potrei stare qui, però più o meno, io potrei stare qui a raccontarti pezzo pezzo i 10 giorni di ritardo per quel motivo. Eccetera. No, vabbè, ma non è quello. Nella storia, me compreso, sono state date un certo numero di date di fine lavori che non sono state rispettate. Però i cittadini non ne possono però, più. Però vedi, c'è un punto, hanno ragione i cittadini, però c'è un punto che i cittadini devono sapere e devono condividere. Perché vedi, quando io prendo il sottopasso di Pavone in mano, mi stupisce una cosa, che quel progetto non prevedeva il rifacimento delle fogne, non prevedeva soltanto lo spostamento di una pompa di sollevamento mai presa in carico da CEA. Allora gli ho detto, nessuno ne parla di questo. Come amministrazione, non solo io, come amministrazione, perché poi non è che io da solo faccio... Abbiamo rotto ad ACEA al punto tale che ACEA ha detto... Non solo vi garantisco 1.600.000 euro extra per fare le fogne sotto il sottopasso, ma è successo con me, quindi è successo un anno e mezzo fa, non è successo. Cioè, scusa, quindi è una cosa assurda questa. Ma vi garantisco anche che noi come ACEA faremo 6 milioni di euro su tutta la parte dietro a Via Roma, Valle Pozzo, eccetera. Cioè, se non avessi fermato. No, scusa, è l'impianto una cosa, fognario. Non so se è assurda, è una cosa giusta. Perché tu quando sfondi una strada in questo modo, esatto, fai tutti quanti le infrastrutture e i sottoservizi. Quindi la stessa ditta, perché è la convenzione con ACEA che ci ha fatto il sottopasso, sta realizzando
sta realizzando le fogne. L'impianto fognario. Ora, tu sei una giornalista d'inchiesta, io ti ho conosciuto così su un'inchiesta che non mi piaceva particolarmente, ma abbiamo cominciato la nostra conoscenza litigando e poi sempre siamo diventati, così. L'abbiamo fortificata, diciamo, sulla stima reciproca, credo, almeno da parte mia. Il punto è che... E da parte mia. Oggi leggo un consigliere di opposizione che dice... Quello che dici te, quello che dici te, perché dice: ma è possibile che si facciano ad Albano prima le strade e poi le fogne? Ha ragione. E io ti rilancio: ma è possibile che ad Albano si sono fatte prima le case e poi le strade e poi le fogne? Perché il problema è questo, il problema è questo, il problema è questo. Si fanno prima le infrastrutture, come nel vecchio West, nei film western arrivava il treno e nasceva intorno la città, andava via il treno. Quando ti dico qualcosa ti è andato stretto perché sì, ti sei diritto, ma me lo sono allargato pure, però certo, perché io oggi lo vogliamo spiegare, non mi paga come consenso, ma sai che ti dico, ma pazienza, il mio obiettivo è lasciare a Pavona una infrastruttura viaria e fognaria che abbia definitivamente risolto i loro problemi. Questo è il mio obiettivo. La gente quindi ti striscia la notizia e non te ne frega niente, in pratica? Assolutamente no. Perché la gente mi ha gente mi ha votato anche per rispettare le date. Ma tu lo sai che io ero in grado di aprire il sottopasso prima delle regionali? Non ho dubbi. E forse non ho oggi dubbi. Ma avresti presentato con un altro però tipo. Tu lo sai che io avrei detto: hai fatto il buon padre di famiglia e là si ma fermava tutto. Ma serve responsabilità a tutti, certo, i livelli. Io sono sempre lì, che va bene, che balliscio. Il sindaco di Albano uso un termine abusato e spesso usato male, a servizio dei cittadini. A servizio dei cittadini. La mia vittoria è avere 31 amministratori locali che dicono: non ce ne frega niente di niente di quello che c'è intorno, noi stiamo con te, fondiamo nel merito e andiamo avanti. La mia vittoria è andare ai cittadini di Albano e di Pavona: non vi ho aperto il sottopasso, vi ho aperto il sottopasso, un'opera, ma non ci avete più i problemi delle fogne. Funzionale, che significa? Anche se a voi non ve ne frega niente delle fogne, bisognerebbe fare un'indagine del perché. Però poi che succede? Hai visto Monte Rotondo? Adesso non voglio entrare nel mezzo, però insomma, poi ci sono dei problemi molto grossi, metri e metri cubi d'acqua che poi fanno devastazioni e ci stanno gli annunci di calamità naturali. Però adesso entreremo. Sai perché ho voluto 20 minuti in più di Luca Andreassi oggi? Perché attacco delle... No! Cos'è che mi hanno detto sul... Lo sai che merito? Voglio dire? Cos'è che mi hanno detto sul mio merito? Ho detto: così finalmente si è potuto fare un'associazione tua in cui con questa storia del merito e delle competenze parli per tutto il tempo che ti pare senza che nessuno ti interrompa. Poi è vero. No, a parte che... finalmente insomma si spiegano un po' le cose, perché poi si va tutti di fretta, ma lo voglio anche dire, io siamo qua, o sono qua, il salotto è a disposizione, parlo di salotto, ma insomma dice mica si sta tanto comodi a volte. No, io sto sempre comodo. Siccome non si sta tanto comodi. Se non c'è niente da nascondere, lavori con onestà, cioè... Quello sì. Guarda, io non ho mai avuto problemi ho vari difetti. No, tra questi. Non c'è quello di dire ho sbagliato laddove ho sbagliato. L'importante è che tu sbagli in coscienza pensando di aver fatto la cosa migliore al mondo. Poi, cioè, ti posso dire che sei stato somaro, ma non disonesto. Allora, io degli inviti l'ho fatti perché voglio un po' aprire una discussione politica, non solo su dove va il centro, che questo mi interessa in questo momento, è ovvio perché mi interessa, perché c'è un gap, no? Cioè, nel senso, qualcosa che va riempita, come va riempita, c'è una discussione sul territorio, quindi io qualcuno l'ho invitato, era per ieri, pensa, ieri giovedì, apriamo una discussione su dove va questo centro moderato, progressista, liberale, e che cosa succede anche a destra e a sinistra, detta un po' in soldoni, quindi la rilancio da qui. Io ci sono, insomma, vorrei fare una discussione del merito. Se poi vedrò qualcuno seduto insieme a te, che già ti do per scontato per una serie di motivi, PET tra
questi, ma non vorrei dilungarmi troppo su questo punto. Le telecamere sono tre, se vogliamo ne mettiamo un'altra ancora. Io credo che comunque, insomma, anche a livello locale, lo dico perché è giusto che dirlo, perché così, insomma, anche le persone che ti seguono sappiano esattamente dove sto, insomma, perché poi io insieme a Elena Bonetti, a Ettore Rosato, di cui ho una stima profonda e che condividono questo approccio, abbiamo fondato, insieme a Ileana Piazzoni, è chiaro, abbiamo fondato un'associazione anche lì a livello di respiro diverso rispetto a nel merito, naturalmente, perché la mia si occupa della provincia di Roma, del territorio, è molto vincolata al territorio, no? È molto vincolata a una proposta di attenzione ai problemi specifici, invece questa è una grande operazione nazionale, si chiama PER, Popolari Europei Riformatori non riformisti, perché siamo un po' più ambiziosi, vediamo un attimo come la stiamo costruendo. È partito con un grande entusiasmo ed anche lì con la voglia di dire ai livelli superiori, da amministratore locale, guardate che noi amministratori locali abbiamo bisogno di avere quassù persone che non si mettono a litigare sul niente, ma che ci aiutino, perché siamo noi i primi a dover risolvere i problemi dei cittadini, siamo noi a sapere che il Covid ha allargato la fascia debole. Però anche lì la responsabilità è di tutti, potremmo parlare, no, per ore, c'erano due leader, volevano fare solo i leader, si è pensato, si è concentrato tutto sulle persone, forse poco sul progetto, perché poi alla fine imploso ed è esploso. Però quando svuoti la discussione di contenuti, quando tutto diventa uno show, quando sul termovalorizzatore non è consentito dire che cosa ne pensi, ma devi dire soltanto sì o no, certo. Poi, senza entrare nel giudizio di singoli leader, è evidente che un momento è simpatico Renzi e poi viene odiato per ragioni assolutamente esoteriche, no? Perché poi vai a capire che cosa succede nella testa della gente. Poi è diventato, esatto, poi è stato, è anche un problema neuro. A un certo punto Salvini all'europeo, no? Quel grandissimo. Poi oggi c'è Giorgia Meloni, c'è stata a un certo punto i 5 Stelle con Grillo, con Di Maio, con Di Battista. Tutte, diciamo, liquidamente. Ma che è rimasto del Vaffadei? Che è rimasto? È rimasto. Purtroppo troppo. Perché. E allora ritorniamo alla battutina di prima. Il Vaffadei, secondo me, ha contribuito in maniera strutturale, entrando nelle istituzioni, a combattere la competenza. Vabbè, un po' come dire, è intelligente ma non si applica. Non lo so. Perché la logica, guarda. E chiudiamo, perché sennò veramente mi... Io credo che il problema più grande del centrosinistra, non di Albano ma in generale, in questo momento sia quello di non essere più associato al concetto di buon governo del centrosinistra. L'idea del centrosinistra associata al buon governo si è un po' persa. E questo è un problema serio per il centrosinistra. Tanto poi se ne dovranno fare i conti, non è che... Io fossi Elly Schlein, me ne preoccuperei. Vabbè. Io sono molto lontano da quello che dice Elly Schlein. Però, per esempio, ti dico una cosa. Tanto sarò criticata, ma insomma, fatto il coso sulla Meloni, ma pure su Elly Schlein. Però io credo che nel Partito Democratico ci siano ancora delle espressioni di, certo, di sindaci capaci che con difficoltà vanno avanti e dimostrano che la competenza sta al centro. Penso a De Caro, ma ce ne stanno tanti. Però ti dico pure una che da cui sono distante da un punto di vista ideologico. No? Chiara Gribaudo, che forse partirà in Piemonte, è una che sta con la Schlein, io mai ci potrei stare, che sta, diciamo, ha votato la Schlein, che però... Però quando parla di lavoro, quando parla di occupazione femminile, sa quello che dice. Poi puoi essere, cioè, almeno non puoi essere d'accordo in... senti Chiara, io ho bisogno di qualcuno che mi esprima un concetto, poi posso essere favorevole o contrario, ma voglio confrontarmi. Io con uno che mi dice no al termovalorizzatore perché no, o sì al termovalorizzatore perché sì, io non ci riesco certo. a parlare, non ci riesco. Certo. E credo che le vittime di questa roba siano i cittadini di Santa Palomba, di Roma,
Oh, non c'è uno che stia dicendo che nel 2026 i termovalorizzatori pagheranno la CO2 emessa e che quella roba che fanno a Santa Palomba non sarà gestibile economicamente. Rischiando di essere banale, se non è zuppa è pan bagnato, eh? Vediamo. Grazie. Vediamo. Grazie a grazie, te. Grazie a Luca Andreassi e noi ci vediamo venerdì prossimo. Fermo restando che vi aspettiamo per approfondimenti veri, reali, importanti sulla politica del territorio.